Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Manca poco all'inizio dell'ottava edizione del GF VIP e ancora nessun nome è stato ufficializzato. Si sa che il cast sarà un mix tra personaggi famosi e volti sconosciuti. Per il resto, siamo nel campo delle ipotesi. Molti VIP sono stati accostati in queste settimane al reality di Signorini. Qualcuno si è detto pure lusingato, anche se ha smentito la propria partecipazione. Altri sono stati più duri, ed hanno utilizzato toni denigratori verso il programma. Ad esempio Ornella Muti. L'attrice era stata indicata come una delle possibili concorrenti, ma lei stessa è intervenuta per smentire seccamente. Non solo, ha attaccato il reality, dicendo che lei, mai e poi mai ci sarebbe andata. Faccio l'artista, non il trash, ha infatti dichiarato la Muti. Non contenta ha poi rincarato la dose, parlando anche dell'Isola dei Famosi. Sia il GF VIP che il reality della Blasi non sono programmi in linea con il suo pensiero. Quindi, no, grazie. Altra attrice che ha rifiutato l'invito degli autori del GF VIP è Claudia Gerini. A differenza della Muti, la Gerini non ha attaccato il reality di Signorini. Si è solo limitata a dire che lei non riuscirebbe a stare per così tanto tempo lontana dalle figlie. In più, ha molti progetti cinematografici in ballo. Quindi, anche lei ha detto no al nostro Alfonso, anche se ha dichiarato di essere rimasta lusingata dal fatto che gli autori abbiano pensato a lei. Altri VIP che non faranno certamente parte del cast sono Sara Croce e Giorgia Venturini. Quest'ultima è la conduttrice di X-Style, su Canale 5, e ha smentito una sua partecipazione al reality, perché non in linea con i suoi obiettivi. Sara Croce invece, l'ex bonus di Avanti un altro, sembrava ad un passo dall'entrare nella casa di Cinecittà. Eppure, nemmeno lei farà parte del cast di questa ottava edizione. A raccontare i motivi che hanno spinto Sara a rifiutare l'invito di Signorini è stata la madre della giovane. Secondo la sua versione, la figlia sarebbe stata contattata direttamente dagli autori del GF VIP. Avrebbe fatto un primo provino andato bene. Poi l'avrebbero richiamata una seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. Sara avrebbe però rifiutato, visto che ha in mente un progetto a lungo termine a cui non vuole rinunciare, nemmeno per entrare nella casa di Cinecittà. Questa è la versione della mamma dell'ex bonus. Non si sa se le cose siano andate veramente così, oppure no. La quinta vippona che avrebbe detto no a Signorini è Loredana Lecciso. Come ogni anno, il suo nome viene accostato al reality di Canale 5. Come ogni anno, anche in questo 2023 lei non entrerà dalla famosa Porta Rossa di Cinecittà. È stata proprio Loredana a mettere in chiaro le cose, in un'intervista rilasciata solo qualche giorno fa. La compagna di Albano infatti, ha tenuto a precisare di stimare molto Alfonso Signorini, e di aver sempre seguito il programma. Nonostante ciò, non ritiene di essere adatta ad un programma come il GF VIP. Lei soffre di ansia, e il pensiero di stare 24 ore su 24 sotto l'occhio delle telecamere non farebbe che peggiorare la sua ansia. Quindi, anche lei ha detto no. Insomma, per il nostro buon Alfonso non deve essere facile mettere insieme un cast che risponda a tutti i requisiti imposti dai vertici Mediaset. In più, deve mettere in conto i tanti rifiuti ricevuti. Sono passati i tempi in cui, la maggior parte dei VIP faceva carte false pur di entrare nella casa di Cinecittà. Ora il vento è cambiato. A questo punto, non resta che aspettare il prossimo 11 settembre per scoprire l'identità di questi nuovi concorrenti. Chi avrà detto sì a Signorini? Chi vorreste vedere nella casa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!